Bene, ricominciamo i lavori di questa seconda parte di mattinata e quindi chiamo qui il Filippo Di Gennaro, che è stato un altro dei partner del progetto di Itria. Filippo, diciamo, fa parte del CNR, quindi diciamo fa parte del mondo della ricerca, lavora al CNR IBIMET di Firenze. E fanno delle cose molto interessanti, loro si occupano di meteorologia e di cambiamenti climatici, quindi il tema è molto rilevante, oggigiorno sapete che è molto importante, e quindi sentirete un po' di cose interessanti, e quindi invito subito Filippo a parlare. Grazie Francesco, prendo. Buongiorno a tutti, nella presentazione che sto per illustrarvi cercherò di fare un rapido focus sulle attività dell'Istituto in ambito di agricoltura di precisione, più precisamente viticoltura di precisione, e successivamente passerò su delle tecnologie utilizzate, proprio sviluppate recentemente, quindi utilizzate proprio quest'anno, per poi passare all'esperienza fatta qui in Basilicata con Azia Agrobios e questo progetto, e infine alcune altre esperienze fatte dall'Istituto con droni in viticoltura di precisione. Allora, all'interno della grande famiglia dell'agricoltura di precisione, viticoltura di precisione, il nostro istituto si concentra sulle prime due parti, quindi analisi, cioè osservazione e collezione dati con piattaforme remote, drone, satellite, aereo o monitoraggio prossimale con reti di sensori wireless, e successivamente analisi dati per poi passare informazioni a aziende o servizi di supporto decisionale. Quindi inizialmente sistemi di monitoraggio prossimale, quindi ci permettono di fare un'analisi spazializzata a livello micrometeorologico e successivamente collezione da una stazione agrometeo per trasmissione dati all'utente remoto. I sistemi abbiamo lavorato sia con sistemi commerciali, sia abbiamo lavorato per sviluppo di piattaforme con aziende, che ultimamente anche con tecnologia open source che ci permette abbattere i costi dei sistemi e avere una misura, un'informazione più diffusa e studiare la variabilità proprio di un appezzamento viticolo. I sistemi che utilizziamo sono una combinazione di sia aereo che drone, ovviamente caratteristiche diverse e quindi ambiti di utilizzo diversi. Con aereo possiamo portare importanti payload e avere una buona risoluzione, diciamo utili per grandi estensioni da monitorare, mentre per attività di ricerca, lavori più piccoli su superficie inferiore e quando è necessaria un'altissima risoluzione a livello di centimetro, quindi passiamo a drone. Abbiamo iniziato nel 2011 e siamo tuttora in sviluppo. Vari sensori possono essere equipaggiati su un drone, questi alcuni di interesse in ambito agronomico viticolo, quindi camera visibile per fare ricostruzione e fotogrammetria ad alta risoluzione, camere spettrali multi e iper per analizzare la risposta spettrale delle foglie, laser scanner e camere termiche proprio per monitorare temperatura fogliare, quindi indici di stress idrico. Abbiamo sviluppato tre payload, tre gruppi sensori con cui abbiamo finito proprio quest'estate, agosto, quindi sono molto recenti. Questo è il primo con cui abbiamo lavorato fin dall'inizio, quello più semplice. E come sono già state ben descritte, camere multispettrali, questa è una tetracam snap, un sensore particolare che acquisisce in un'unica immagine tutta la superficie, quindi una tecnologia global shutter, dotato di GPS a bordo, quindi un GPS sul drone e un GPS sulla camera, così le immagini sono georiferite ciascuna immagine, e la riflettanza quindi nel NIR e nel RED per calcolare questi indici di cui abbiamo già parlato in DVI. Altra camera è visibile, quindi ci aiuta a ricostruire bene il vigneto con altissimo dettaglio e quindi entrare in merito anche alla disposizione della struttura delle piante, e camera termica, FLIR TAU 2, una camera dedicata per i droni di piccolissime dimensioni che ci permette di valutare l'emissività e quindi la temperatura superficiale delle foglie. Questa invece dell'NDVI ci permette di calcolare un indice crop water stress index molto conosciuto in agricoltura per valutare lo stato di stress delle colture.
Questo è il secondo payload, il secondo gruppo sensori. Abbiamo testato agosto in Sardegna, in Italia. E questo è il drone, questa è la culla su cui sono stati montati quattro sensori, termico e multispettrale già descritti prima. A questi si aggiungono due spettroradiometri di Ocean Optics, USB 2000, HR 4000. Tutto gestito da un mini PC che ci permette anche la trasmissione dei dati a terra. Queste firme spettrali, appunto, per monitorare, abbiamo lavorato sullo stress idrico. Questi sono la descrizione dei sensori, giusto, schede tecniche dei quattro sensori utilizzati, FLIR termico, SNAP multispettrale, HR 4000 iperspettrale altissimo dettaglio, una risoluzione di 0,2 nanometri, e USB 2000 che però spazia un range molto più alto, 3,40,000, con una risoluzione inferiore di un nanometro, comunque utile per esplorare nuovi indici e diciamo PRI, il SIF, insomma indici ci danno una rappresentatività dello stato idrico delle culture. Questo è il progetto 3D. Ultimo payload invece dell'iperspettrale a fibra ottica illustrata prima, questo è un imaging, quindi camere iperspettrali. Hanno costi elevati, per questo la ricerca fa anche un po' fatica a lavorarci. Questa è una camera stata sviluppata l'anno scorso, di un costo di 50.000 euro, quindi un po' importante anche per la ricerca come acquisire e studiare. E un lavoro è stato fatto a Bolgheri, in Toscana, e dalle immagini, con il software dedicato, si può estrarre per ogni pixel la firma spettrale. Lavora in questo range spettrale con una risoluzione di 4 nanometri, quindi crea un'immagine che è un cubo di 125 strati informativi, 125 bande. L'esperienza abbiamo fatto qua in Basilicata, l'azienda Grimolizzi, è stato fatto a metà settembre. Il drone utilizzato implementava il primo payload, quindi tre sensori, multispettrale, visibile, termico. Questa è un'immagine ad alta risoluzione nel visibile, questi siamo noi in volo, e questi dei pannelli di riferimento messi vicino a delle piante campioni che sono stati marcati con GPS differenziale per poter fare una corretta mosaicatura e georeferenziazione. Quello che abbiamo fatto, questa è la pianificazione del volo. Abbiamo scelto la risoluzione a terra di interesse, in questo caso abbiamo lavorato con 3,7 cm per pixel nel multispettrale e 7,8 cm per pixel, quindi abbiamo lavorato su due quote, 70 metri e 150 metri. In base quindi alla risoluzione e in base alle caratteristiche della camera, scegliamo quindi l'altezza e in base alla sovrapposizione delle immagini necessarie che ci serve per ricostruire il mosaico. In questo caso abbiamo lavorato tra il 65 e il 70% di sovrapposizione, quindi una sovrapposizione importante, abbiamo creato appunto la rotta. Questo è il volo fatto a 150 metri sopra il vigneto, che è stato questa parte della parcella. Questa è una semplice ricostruzione 3D del lavoro, infatti acquisendo a 3 secondi per immagine, un'immagine ogni 3 secondi, volando a 4 metri al secondo, c'è una ridondanza di immagini che permette a software di facilmente di ricreare un 3D della chioma delle viti. Rapidamente, questo è il mosaico fatto dalla collezione di immagini, quindi mosaico multispettrale, mappa NDVI filtrata, quindi rimosso l'effetto inquinante del suolo. Per quanto riguarda l'elaborazione delle mappe termiche, per calcolare questo indice di stress, questo crop water stress index, diviene necessario avere dei riferimenti, delle reference a terra, delle simulazioni della temperatura di una foglia completamente sana e di una foglia in alta situazione di stress. Quindi ci sono delle formule empiriche per calcolarle. Noi abbiamo fatto misura diretta, che è quella diciamo anche un po' più concreta. Quindi per quanto riguarda la formula, chiede temperatura della foglia che prendiamo dal drone, temperatura di un riferimento bagnato, fratto, temperatura di un riferimento secco nel bagnato. Quindi per quanto riguarda il secco, abbiamo utilizzato da letteratura vasellina
da, utilizzata per ricoprire entrambe le facce della foglia presa come rappresentativa e lasciata un po' di tempo quanto, più di 30 minuti, il tempo necessario per avere un effetto sugli stomi, chiudere gli stomi, interrompere l'evapotraspirazione, aumentare la, la temperatura fogliare. Questo invece è riferimento bagnato, quindi si realizza spruzzando acqua, vaporizzando acqua sulla coltura. Le differenze termiche sono importanti, perché da un bagnato di 25 gradi si arriva a uno stato di stress avanzato, la foglia supera i 40 gradi, quindi un importante delta termico. La variabilità termica è importante in vigneto, questo è un caso sul grappolo, per esempio sono due grappoli adiacenti, quindi della stessa pianta, eppure a livello della stessa pianta la parte irraggiata raggiunge temperature importanti e la parte in ombra dista quasi 6-7 gradi di differenza, quindi tutta una ripercussione sullo sviluppo, la degradazione dei metaboliti del grappolo. Quindi riferimenti necessari per creare una mappa di stress. Mappa di stress, mosaico delle immagini termiche, come fatto per il multispettrale, realizzazione della mappa con l'indice, quindi elaborando il crop water stress index, e filtraggio della parte inquinante dell'interfila. Finita esperienza Basilicata, alcune altre esperienze e poi concludo. L'utilizzo combinato di remote sensing e proximal sensing. Perché siamo stati contattati da un'azienda in Toscana, zona Brunello, 2011-2012 c'è stato fenomeni di ondate di calore molto importanti che hanno ustionato i grappoli, ci sono state perdite del 40-50% della produzione, sono intervenute assicurazioni per tutelare la produzione e le aziende, quindi indagare sulle variabilità delle dinamiche termiche dei grappoli, come all'interno di un vigneto possa cambiare la temperatura. Per fare questo, visto l'impatto del vigore sull'ombreggiamento dei grappoli, abbiamo prima fatto un volo con drone. Abbiamo diviso il vigneto, questo è un vigneto di 0,3 ettari, è molto piccolo, però la variabilità che troviamo in Toscana è altissima. Quindi abbiamo diviso il vigneto in zone, basso vigore, alto vigore, e in queste parcelle abbiamo inserito sensoristica per monitorare cosa? Monitorare grappolo e temperatura della chioma, cioè la temperatura interna alla cortina fogliare. I risultati sono importanti, importante quindi l'effetto del vigore. Fare un disegno sperimentale randomico non avrebbe permesso di ottenere informazioni specifiche, mentre analizzando nel dettaglio si osservano differenze nelle dinamiche di riscaldamento giornaliere. Questo è un giorno di agosto, quindi vediamo come il basso vigore qui addirittura è diviso in esposto a sud e ombreggiato nella parte nord del filare, orientamento filare est-ovest. Quindi comunque sia la parte del basso vigore sale rapidamente la temperatura perché non ha ombreggiamento e raggiunge temperature elevatissime durante la parte centrale del giorno, fino a 7 gradi in più delle piante in cui la chioma nell'alto vigore riesce a ombreggiare il grappolo. E questo si ripercuote anche su questo, è un indice, le temperature elevate hanno un effetto sugli antociani, sulla parte colorante dell'uva, li degradano. Quindi se il sole inizialmente è importante per farli sviluppare, oltre 35 gradi si degradano, quindi c'è una perdita qualitativa del prodotto. E contando i giorni in cui le temperature massime hanno superato i 35 gradi, la differenza tra alto vigore e basso vigore si ripercuote con ben 30 giorni in cui le temperature hanno raggiunto queste soglie altissime. Quindi l'importanza comunque sia nelle annate torride dell'effetto ombreggiante della chioma. Chiudo con alcune esperienze fatte negli ultimi anni, sempre con drone. Abbiamo lavorato in Sicilia realizzando una correlazione tra NDVI, quindi risposta spettrale della foglia, e indici realizzati con questo strumento che è un multiplex, è uno strumento per misurare in modo non distruttivo il contenuto di antociani, quindi il colore, maturità fenolica della vite, ottenendo ottimi risultati. Questo è un lavoro fatto a Montpellier, in Francia, dove abbiamo utilizzato un drone per fare una conta delle fallanze, quindi un'analisi delle fallanze che si ripercuote quindi sulla produttività di un appezzamento e informazioni anche per il reimpianto delle viti.
Questo è un lavoro fatto quest'estate in Sardegna, dove abbiamo utilizzato il secondo payload, quello con i due spettroradiometri, che montava quattro sensori, e abbiamo utilizzato questo set di quattro sensori in parallelo, quindi tutti georiferiti e sincronizzati, per ottenere uno studio ad altissimo dettaglio dell'inizio e dell'evoluzione di stati di stress idrico della foglia. Questo è un lavoro fatto nel Chianti classico in Toscana. Abbiamo utilizzato la risposta spettrale della foglia per riuscire a detectare alterazioni dello stato fotosintetico dovuto ai sintomi del mal dell'esca, un trunk disease, una malattia del tronco molto importante in questo periodo sia in Italia che nel resto del mondo. Quindi un sintomo fogliare che si vede a occhio nudo in un certo momento viene da un'alterazione lenta, progressiva, che non è inizialmente visibile, ma un sensore ottico ad alta risoluzione, volando molto basso, tra 50 e 70 metri, quindi 2 centimetri, 3 centimetri di dettaglio, si riesce già a vedere un'alterazione, quindi un sistema predittivo da esplorare ulteriormente, comunque un approccio. E in ultimo un lavoro fatto in Veneto, sulla zona del Prosecco. L'area del Prosecco si utilizza una varietà glera molto sensibile al calore. Ci hanno quindi contattato dal consorzio per capire quali zone effettivamente sono vocate per la produzione di Prosecco e quali no, cioè in quali zone l'eccessivo calore rende non qualitativamente importante la produzione di Prosecco. E quindi abbiamo fatto un lavoro con termico, quindi sensore termico, da drone e da satellite su parcelle e con satellite poi spazializzato a tutto il comprensorio regionale. Grazie per l'attenzione. Bene, grazie a Filippo per questa interessante relazione. Adesso invito il Franco Vespe del Centro di Geodesia. Centro di Geodesia Spaziale dell'Agenzia Spaziale Italiana, sapete che sta a Matera, e lui ci parlerà di una cosa che mi ha incuriosito, diciamo. Mi ha incuriosito, per cui gli ho detto devi parlare di questa cosa, e che sentirete parlare un po' di come anche altri tipi di segnale possono essere informativi, immagino, rispetto anche allo stato vegetativo delle piante. Anche lui ricordi 20 minuti perché conosco Franco. Ok, il sogno della mia vita è avere il puntatore, quello era. Funziona? Che funziona come quella di ieri. Aspetta. Ok, perfetto. Allora, io parlerò appunto di tecnologia GNSS. Qual è l'acronimo? Global Navigation Satellite System. Il GPS fa parte delle costellazioni GNSS. Ne parlerò, ho sentito le precedenti presentazioni, ne parlerò non come uno strumento agillare per la georeferenziazione, ma proprio come uno strumento di telerilevamento che potrebbe dare dei contributi non indifferenti a problematiche di precision farming e di gestione più in generale appunto del territorio. Qual è il contenuto della mia presentazione? La presentazione è stata preparata insieme al mio collega Luigi Dini, sempre dell'Agenzia Spaziale Italiana. Faremo una brevissima descrizione dei sistemi di navigazione satellitare, poi faremo una classificazione particolare di quelle che sono le applicazioni, cioè le applicazioni che si ottengono avendo l'antenna del GPS puntata allo zenith, le applicazioni che si hanno avendo invece un'antenna puntata verso il limbo, verso l'orizzonte, e infine le applicazioni che si hanno se in qualche maniera puntiamo l'antenna a terra. Ok, e vediamo un pochino quali sono gli osservabili che possiamo ricavare. Che è successo? Qualche problema? Lo sapevo. Next slide, please. Non funziona. Allora sono io, non è il problema degli strumenti, sono io proprio che porto sfiga. Non lo tradurre. Eh?
Ah, devo puntare. Ah, ecco qua, c'è la. C'è la, ecco. Dove devo puntare? Devo sporare a lui. Ok. Benissimo. Allora, ora andiamo a vedere brevemente quali sono le applicazioni. Aspetta, vediamo un po'. Questa. Le applicazioni, appunto, di estraggono puntando l'antenna allo zenith. Allora, prima di tutto, prima di spiegarle, cerchiamo di capire come funziona brevemente il sistema di navigazione satellitare. Sostanzialmente abbiamo bisogno per un punto sulla superficie della Terra per 24 ore su 24, per 365 giorni all'anno, la necessità di avere in vista almeno 4 satelliti, perché i 4 satelliti mi permettono di risolvere l'equazione di navigazione, cioè la determinazione delle coordinate x, y e z e più della differenza di tempo segnata dai satelliti rispetto alla stazione a terra. Quindi sono 4 incogniti e abbiamo bisogno di 4 equazioni, cioè di 4 osservazioni. Pronto? Questo è il principio del GPS. Il problema qual è? Che la precisione con cui io ottengo questa posizione, e la potete ottenere con i GPS che stanno nelle patatine Pai, no? Quelle che vengono usate nelle macchine per la navigazione, è di circa 10-15 metri. Quindi io, se voglio fare delle applicazioni scientifiche, professionali, ecco, questo GPS non mi serve. Per poter invece fare delle osservazioni, ecco, questi sono, diciamo, attualmente le principali costellazioni di navigazione satellitare. Quindi abbiamo ovviamente il GPS, poi abbiamo quello europeo, il Galileo, sul quale sto personalmente lavorando, poi c'è il GLONASS, quello russo, e poi c'è Beidou, quello dei cinesi. Bene, qual è il trucco allora per poter abbattere gli errori? È usare il GPS in modalità differenziata, cioè stendere una rete di stazioni permanenti GPS e differenziare il loro segnale. Differenziando il loro segnale abbatto gli errori dovuti per esempio agli orologi dei satelliti, agli orologi delle stazioni a terra, dell'atmosfera, delle orbite dei satelliti, e chi più ne ha più ne mette. Facendo queste doppie, triple differenze fra gli osservabili, riesco sostanzialmente ad abbattere drammaticamente l'errore, ad arrivare a livelli di pochissimi millimetri, anche su distanze di 1000, 2000, 3000 chilometri. Quindi capite qual è la potenza, diciamo, di questo sistema. Andiamo avanti. Ci sono diverse modalità di applicazione. Una delle più alla page, più alla moda, applicazione alla moda, è quella della RTK, Real Time Kinematics, che permette quindi con un ricevitore a bordo di una macchina di ottenere precisioni dell'ordine di 5-10 cm. Nel caso statico ottengo per esempio 2-3 mm in linea orizzontale, 4-7 mm nella determinazione delle altezze. Questa è la stazione di Matera, che ospita quindi questa, diciamo, una delle, è bloccata. Ecco qua, questa è la rete mondiale di stazioni GPS. Qual è il grosso vantaggio? Questi ricevitori GPS costano molto poco, ne posso mettere quante ne voglio. Quindi per esempio qua stiamo parlando in tutto il mondo di stazioni ufficiali, ce ne sono circa 500, ma per esempio in Italia si arriva a 250-300 stazioni localmente. Quindi è chiaro, la posso densificare come voglio questa rete, capite benissimo quali sono le possibili potenzialità. Andiamo avanti. Ecco, questa è la serie storica di dati di una stazione GPS. Guardate che questo già comincia a essere anche interessante dal punto di vista agricolo, perché io da questo segnale, queste sono le altezze, posso estrarre una segnale tettonico, una subsidenza, una compattazione, un segnale di compattazione del terreno, un post-glacial rebound, un effetto di post-glacial rebound e effetti di water loading. Queste particolarmente credo che potrebbe essere un dato interessante dal punto di vista anche, diciamo, agricolo, oltre che ad effetti di tipo antropico. Quindi da questa serie di stadi, da serie storica di dati GPS, di dati GNSS, sono nelle condizioni di estrarre tutte queste informazioni. Quando si mette una stazione permanente GPS, per piacere,
legate alle gambe di chi la vuole togliere, perché queste lavorano esattamente come i mareografi, devono stare per secoli e secoli nella stessa posizione, se no si perdono tutte quelle informazioni. Andiamo avanti. Ecco, che cosa si può ottenere? Deformazioni crostali, questi sono utili per aspetti appunto sismici, potrebbero concorrere a creare quei fingerprint precursori di eventi sismici, quindi Valerio ne sa qualcosa a tal riguardo. Frane, posso fare un monitoraggio in tempo reale utile per la protezione civile, al contrario invece dei dati telerilevati da satellite con radar o ottici, questo posso avere, diciamo, un early warning anche dopo 2-3 minuti, cioè del fatto che sono in atto diciamo, spostamenti anomali. Questa è una frana di Craco monitorata sia con dati GPS e con un'interpretazione dei dati attraverso algoritmi di intelligenza artificiale, e si sono determinate appunto le deformazioni nell'area di Craco, che credevano che non ci fossero più, invece ci stanno. E poi ci sta tutto il monitoraggio, la problematica del monitoraggio del livello del medio del mare attraverso tecniche di riflettometria, attraverso la tecnica RTK, attraverso tecniche geodetiche e attraverso l'uso di boe marine. Per esempio, i giapponesi intorno alla loro costa hanno messo queste boe marine per dare gli allarmi di tsunami. Ecco, vediamo un pochino, andiamo subito alla meteorologia, che questo è un altro prodotto che è vicino a quelli che sono gli interessi della precision farming. Non vi sto a spiegare l'osservabile GPS, questa è la misura di fase, ma notate che questa misura di fase è data dalla distanza vera satellite-stazione, e poi c'è tanti fattori di errore, fra i cui c'è questa brutta bestia che è la troposfera, il ritardo troposferico, che non è modellizzabile, ma lo posso stimare. E diventa un problema dal punto di vista geodetico, perché mi sporca le soluzioni delle posizioni. Viceversa, invece, questo ritardo troposferico diventa invece una preziosa informazione per chi vuol fare previsioni meteorologiche. Infatti questo ritardo troposferico può essere assimilato nei modelli di previsione meteorologica. Ecco, vediamo, questo qua è un trial che abbiamo fatto in Europa. Questa è il reale regime di precipitazione. Qui abbiamo avuto una precipitazione intensa misurate con, diciamo, i mareografi, con i pluviometri. Questa è invece la previsione senza utilizzare i dati GPS, vedete, praticamente sbaglia totalmente la previsione, non vede questa intensa precipitazione nella Francia settentrionale. Questa invece è la precipitazione e il regime di la previsione meteorologica fatta invece utilizzando il GPS, e vedete, il GPS vede benissimo questa intensa precipitazione nell'Alta Francia. Andiamo invece a livello locale, abbiamo fatto una sperimentazione in Basilicata, e questa serve molto per l'agrometeorologia, oltre che per la precision farming, ovviamente, dove abbiamo delle stazioni GPS, queste sono i cosi rossi, i triangoli rossi, abbiamo i ricevitori GPS, mentre i tondini verdi abbiamo i pluviometri dell'Alsia. Abbiamo fatto, ecco, questa è un altro grafico che fa la sintesi un po' di quelli che avevamo su quel territorio. Ecco, questa che cosa rappresenta questo grafico? Questa prima riga di grafici abbiamo il confronto, la differenza fra il regime reale di precipitazione e la previsione fatta però senza il GPS. Vedete, nell'area di Maratea, dove è particolarmente tormentata l'orografia, cioè abbiamo il mare, poi subito dopo la montagna, poi abbiamo subito dopo la collina. Vedete, qui praticamente il rosso vuol dire che gli errori sono grandi. Bene, se si fa il confronto fra le previsioni fatte col GPS, utilizzando i dati GPS, vedete che questa grossa macchia di errore, questa grossa zona dove sono stati fatti degli errori marchiani dal punto di vista delle previsioni meteorologiche, sparisce. Questo per far capire qual è la potenzialità
dal punto di vista locale, nell'uso delle reti GPS, delle reti GNSS per fare le previsioni meteorologiche. Bene, ci si possono fare i digital terrain model con le reti K. Ecco, andiamo ora a un'altra applicazione, quella più diretta, applicazione quindi dal punto di vista, diciamo, agricolo. Che cosa faccio? Io metto un ricevitore a terra a un'altezza di 8 cm, questo è un campo di cotone, e metto un ricevitore sopra il metro. Che cosa voglio vedere? Voglio vedere qual è l'intensità del segnale su questa antenna che non è ostruita dalla vegetazione e l'antenna invece che è immersa nella vegetazione. Ho fatto la stessa cosa però questa volta in un campo di corn, come dicono in inglese, mais, o le pannocchie come diciamo noi. Vabbè. Ecco, in questo caso abbiamo messo una stazione GPS a 3 metri d'altezza e un'altra stazione GPS a 50 centimetri di altezza. Ripeto, quello che voglio vedere è la differenza del rapporto segnale-rumore fra il segnale ricevuto dalle due diverse antenne. Poi ci si sono complicati la vita, questo è uno studio fatto dalla NASA, nel senso siamo andati su una foresta dei decidua, cioè quella di fogliame. Credo che sia così, correggetemi se sbaglio, io purtroppo sono astronomo, non ne capisco di agronomia. E in questo caso abbiamo messo un ricevitore sotto la canopy e un ricevitore sopra la canopy, cioè al di sopra degli alberi. Infine si sono complicati la vita, hanno fatto lo stesso esperimento in una foresta di pino. Ecco, questi sono i risultati che si sono ottenuti. Questo grafico è senza le ostruzioni, questo grafico blu è con le ostruzioni. Si vede che per la foresta decidua le ostruzioni hanno ridotto drammaticamente l'intensità del segnale del GPS. Andiamo avanti. Ora c'è l'antenna posto al limbo, non vi spiego qual è la applicazione perché è fuori dal nostro argomento, però sostanzialmente viene applicata per studi di meteorologia e studi soprattutto di climatologia globale. Signori, questo qua per studiare la climatologia globale è la morte sua, cioè è la tecnologia più adatta, però vabbè, sarà un'altra volta. Terza, diciamo, potenzialità: prendo il segnale, rivolto l'antenna verso il basso e prendo il segnale. Prendo il segnale riflesso sostanzialmente, l'applicazione in modalità statica o riflettometrica. Questo viene applicato, cioè viene il ricevitore GPS con l'antenna capovolta può essere messa su di un satellite, una piattaforma satellitare e mi va a studiare, mi fa la radar altimetria del mare, quindi può essere una buona alternativa alle missioni radar altimetriche. Può essere messa su un aereo, su un drone, visto che si parla di droni, questa applicazione è particolarmente promettente. Oppure si può mettere, per esempio, ai bordi di una costa, per esempio qua abbiamo un'antenna rivolta verso il basso e un'antenna rivolta verso l'alto, perché anche qui abbiamo bisogno di confrontare il segnale sporcato dalla riflessione rispetto al segnale che arriva direttamente dal cielo. Vabbè, questo è un altro sistema di riflettometria posta su la superficie del mare. Che cosa si può fare con la riflettometria? Qui andiamo verso la fine, secondo te? Ci abbiamo quindi praticamente, vabbè, qui ho sbagliato, applicazioni sul mare, quindi possiamo determinare l'altezza degli oceani, la velocità del vento e la direzione del vento. Sulla terra invece possiamo andare a misurare l'umidità del terreno, la spessore del ghiaccio e della neve su zone appunto coperte e poi sulla spessore appunto delle biomasse. Allora, che cosa sostanzialmente si può misurare? È particolarmente adatto per la misura dell'umidità lo shift di fase che il segnale GPS subisce in virtù appunto di questa riflessione. Per la neve è importante invece la variazione della frequenza del segnale,
Mentre per la vegetazione sono importanti due grandezze, l'ampiezza, e l'abbiamo vista già nell'applicazione precedente che vi ho illustrato, e la, come si chiama, l'effetto di multipath. Vi faccio vedere, questo è l'effetto sulla neve, della neve sul segnale, andiamo oltre, vi faccio vedere una sperimentazione fatta dal mio collega, gestita dal mio collega Dini, riguardo appunto l'uso del multipath per andare a definire sostanzialmente il vigore della vegetazione. Voi sapete meglio di me che ovviamente la grandezza che viene generalmente gestita per questo tipo di applicazione è l'NDVI, la Normally Differential Vegetation Index, che ha una riflettanza spettrale di questo tipo, quindi molto diversa per esempio dal terreno secco, e quindi si è in grado appunto di riconoscere il contributo appunto della vegetazione. Ecco, l'uso che quello che noi è stato fatto è di usare, invece di usare l'NDVI, abbiamo introdotto un nuovo parametro che è appunto il multipath. Che cos'è il multipath? Il multipath è la riflessione, il livello, il disturbo che la riflessione dà al segnale. Perfetto, ho finito praticamente. Questa, riflessione dipende da due parametri, dall'ampiezza sostanzialmente del segnale riflesso e dall'altezza sostanzialmente dell'antenna. Che succede? Che se la vegetazione cresce, diminuisce sia sia l'altezza che l'ampiezza sostanzialmente del segnale riflesso. E quindi abbiamo una riduzione. Abbiamo una crescita sostanzialmente, una fase di crescita, scusate il coso, abbiamo una crescita appunto del multipath. Vedete, in una fase in cui praticamente la vegetazione sta crescendo, questo multipath aumenta. Viceversa, quando la vegetazione diminuisce, si sta impoverendo, si sta in qualche maniera invecchiando, sostanzialmente abbiamo la ricaduta del multipath sostanzialmente. Quindi, andando a studiare l'andamento appunto del multipath, siamo nelle condizioni di capire appunto qual è il vigore, della vegetazione in oggetto. Vediamo un pochino se riusciamo. Ecco, questo qua è un confronto che viene fatto fra l'indice, quindi l'NDVI, e la multipath. Effettivamente in questo confronto emerge una buona correlazione fra i due segnali. Quando cresce l'NDVI cresce anche il multipath, e questo è il termine di correlazione al quadrato che ottiene, che è particolarmente buono, insomma. Bene, in conclusione, come vedete appunto il GPS, il GNSS può essere usato non solo come tecnologia ancillare, ma come anche uno strumento potente dal punto di vista del telerilevamento, particolarmente utile per la precision farming. Alcune applicazioni che abbiamo solo accennato, si sono dimostrate molto promettenti. In più, qual è il vantaggio? Mentre io geodeta devo prendere questo dato, lo devo elaborare in maniera sofisticata per ottenere il millimetro, qui posso utilizzare per le nostre applicazioni il dato grezzo così come arriva. Per esempio il rapporto segnale-rumore, oppure per esempio il segnale di multipath, che sono dati grezzi diretti che io ottengo dal GPS. Fino ad ora noi ci siamo cimentati nell'uso di questi dati dal punto di vista geodetico, ma contiamo nel futuro, grazie anche all'ALSI, AgroBios, eccetera, di poterlo utilizzare anche nella precision farming. E questo è tutto. Congratulazioni soprattutto per aver mantenuto la promessa, dei 20 minuti. Quindi proseguiamo con i lavori, passando la parola adesso al consorzio TERN, che avrà due presentazioni. Invito subito il dottor Don Vito, che ci parlerà appunto, immagino, anche di TERN, perché ieri c'è stato un inconveniente, e poi accennerà, immagino, anche a questa irrigazione assistita per colture di valore. Sì.
Prego. Manca la presentazione. La presentazione? Ok. Allora, io sono Angelo Donvito, in questo momento vorrei parlarvi un po' del nostro consorzio TERN. Il consorzio TERN è un consorzio lucano che nasce nell'ambito di un accordo di programma quadro tra la Regione Basilicata, il Ministero della Ricerca Scientifica e il Ministero dell'Economia e della Finanza. Qual era l'obiettivo? L'obiettivo era di costituire un soggetto, un consorzio, che avesse come mission principale quella di favorire il potenziamento e lo sviluppo di un distretto tecnologico nell'ambito dell'osservazione della Terra e del monitoraggio, del monitoraggio ambientale per la mitigazione dei rischi ambientali. Quindi, nell'ambito di questo obiettivo strategico, il Consorzio TERN si è posto l'obiettivo di favorire la ricerca, lo sviluppo e comunque l'innovazione nell'ambito dell'osservazione della Terra e appunto del monitoraggio ambientale. Il modello che è stato adottato nell'ambito del distretto TERN è stato quello della tripla elica, cioè mettere insieme il mondo della ricerca, il mondo dell'industria e il mondo degli enti locali, proprio per favorire il trasferimento di conoscenze dalla ricerca al mondo dell'industria, dal mondo dell'industria al mondo delle pubbliche amministrazioni, che nella maggior parte dei casi sono gli end user di questa tecnologia. Quindi ha favorito un processo di conoscenza, sia di conoscenza reciproca, perché prima del consorzio TERN avevamo dei casi limiti in cui le imprese non si conoscevano tra di loro, ma il mondo della ricerca non conosceva le imprese e gli enti pubblici non sapevano che sul territorio ci fossero delle imprese in grado di fornire questa tipologia di servizi. Quindi il primo evento positivo è stato quello di favorire la conoscenza ed omogeneizzare anche il linguaggio, perché sono mondi che molto spesso usano linguaggi differenti. L'altro obiettivo è quello che ha permesso di accedere a progetti di ricerca industriale a cui altrimenti i singoli soggetti singolarmente non sarebbero mai riusciti ad accedere. Allora, la partnership di TERN è costituita essenzialmente da 7 soggetti: il CNR IMA, l'Università di Basilicata, l'ENEA, l'ARPA, che è l'ente pubblico che fa parte del consorzio, ReLUIS, che è una rete interuniversitaria, CREATEC, che è il consorzio di tutte le PMI lucane che in qualche modo, a vario titolo, sono interessate al settore, al distretto dell'osservazione della Terra e del monitoraggio ambientale. E poi naturalmente la grande industria rappresentata da Telespazio prima ed Egeos oggi. Per quanto riguarda CREATEC raggruppa in sé una serie di PMI, che adesso non vi sto a rappresentare, che insieme hanno incominciato a collaborare sempre sotto il cappello appunto del consorzio CREATEC nell'ambito del distretto tecnologico promosso da TERN. E vediamo oggi all'aspetto che ci riguarda, cioè un progetto di ricerca che TERN è in collaborazione con l'Università di Palermo e altre imprese siciliane ha sviluppato negli ultimi 3 anni. Il progetto Sesamo si pone l'obiettivo di realizzare una piattaforma web aperta che avesse l'obiettivo di favorire il monitoraggio ambientale ed il supporto alle decisioni. In che modo ci si propone di fare questa attività? Prima di tutto raccogliendo delle osservazioni, quindi osservando dei fenomeni e raccogliendo le informazioni relative. In che modo? Attraverso reti di sensori distribuiti sul territorio o comunque concentrati nelle zone che si intendono monitorare.
ma anche accedendo in modo open, secondo gli standard di interoperabilità, ad altre banche dati esterne, che possono essere altri sistemi georeferenziati, altri database georeferenziati, ma altri sistemi, altre centraline di rilevazione esterne alla, alla piattaforma. Da un punto di vista, l'altro obiettivo della piattaforma, oltre che registrare questi, misurare questi dati attraverso i sensori, è anche quello di archiviarli e catalogarli in modo tale da poterli rendere disponibili per successivi processamenti o comunque consultazioni. Per questo si è deciso di usare degli standard, delle piattaforme standard che sono compliant agli standard OGC e comunque conformi alle direttive INSPIRE per quanto riguarda la gestione dei dati georeferiti. A valle dell'archiviazione e della catalogazione, la piattaforma è aperta anche alla possibilità di processare questi dati, di aggiungere sempre nuovi software che implementano modelli di analisi orientati sia all'analisi di per sé che al supporto alle decisioni. Addirittura gli standard utilizzati ci permettono di poter interagire con capacità di calcolo che è distribuita al di fuori della piattaforma Sesamo, purché conforme agli standard OGC. A valle del processamento c'è poi la fase più interessante per l'end user, quello della fruizione del servizio che può essere di monitoraggio, di analisi dei dati e più specificatamente di supporto alle decisioni. Qual è l'architettura di riferimento di Sesamo? Sesamo c'è una centrale di monitoraggio, una centrale operativa in cui c'è l'infrastruttura hardware di archiviazione e catalogazione del dato e di processamento, nonché tutte le interfacce web per la consultazione da parte degli end user. Tramite internet la centrale operativa di Sesamo è in contatto in tempo reale con tutte le reti wireless di sensori da cui acquisisce i dati e memorizza i dati costantemente. Quindi, come dicevo prima, la capacità di Sesamo è anche quello di interagire con altri sistemi attraverso, per esempio, acquisizione di dati messi a disposizione dalle varie missioni satellitari oppure altre piattaforme SDI o centraline meteorologiche. Quindi su questa piattaforma generica è poi possibile costruire dei servizi specifici che possono essere dei servizi di interesse per la protezione civile, ad esempio il monitoraggio delle frane, che può essere di interesse per gli enti gestori di impianti idrici o, come nel nostro caso di cui parleremo, per precision farming e in particolare per l'irrigazione assistita per piantagioni di pregio, per colture di pregio. Nel nostro caso ci siamo specializzati su un particolare tipo di coltura, cioè dei vigneti, proprio per assistere le produzioni di vini DOC. I vini DOC devono soddisfare dei protocolli di produzione molto rigidi che addirittura vietano l'irrigazione dei vigneti. È consentita l'irrigazione solo quando la situazione di stress delle piante è tale da produrre dei danni alla pianta stessa. Quindi, qual era il nostro obiettivo? Andare a riconoscere le situazioni di stress per le piante in modo tale da evitare che le piante venissero danneggiate, quindi comunicare attraverso notifiche ai coltivatori, i quali potevano procedere a quel punto ad irrigare i vigneti. Qual è il principio su cui si basa il modello di analisi? Chiaramente è un principio che vede la pianta come un sistema idrico da cui c'è l'ingresso di acqua attraverso le radici e c'è l'uscita dell'acqua attraverso il sistema fogliare. Chiaramente c'è dell'acqua che entra, acqua che viene immagazzinata all'interno della pianta e che quindi modifica lo spessore del fusto, e poi c'è la traspirazione attraverso le foglie. L'obiettivo è quello di andare a misurare
questi tre elementi e quindi, andando a fare delle analisi, individuare le situazioni di stress. Il nostro obiettivo era quello di avere delle mappe di stress idrico per le piante che fossero quanto più possibile distribuite, che non fossero puntuali, perché le misure che vi ho descritto si possono fare singolarmente, puntualmente su una pianta e quindi avere la situazione di stress per una singola pianta. Il nostro obiettivo è quello di farlo su più ampia scala. In che modo? Utilizzando dei dati satellitari, dati ottici. Quindi elaborando il dato ottico è possibile avere le informazioni sull'evapotraspirazione e quindi andare a individuare le situazioni di stress per la pianta. Per fare questo abbiamo fatto delle sperimentazioni su delle piantagioni reali che abbiamo dotato sia di strumentazione a terra per fare la misura dello stress idrico, andando appunto a misurare tutti i parametri con dei sensori a terra, sensori wireless che trasferivano alla nostra piattaforma in tempo reale le informazioni, ma sia andando ad elaborare il dato satellitare in modo da poter avere delle verità a terra e quindi fare dei confronti. Il dato sensoriale è anche servito per tunare l'algoritmo, quindi adattare alla particolare situazione geografica del vigneto e specializzarlo anche sull'orografia del territorio. Allora, per fare l'acquisizione dei dati ottici abbiamo fatto diversi tipi di sperimentazione, sia con camere termiche e camere iperspettrali su drone, ma anche su una piattaforma mobile opportunamente sistemata al di sopra del vigneto, oppure con dei palloni aerostatici. Il tutto ci ha permesso anche di verificare nelle varie situazioni operative la validità del modello di analisi. Per fare la nostra sperimentazione abbiamo suddiviso il vigneto in due aree, un'area irrigata e quindi è un'area invece non irrigata, in modo tale da poter verificare il funzionamento dell'algoritmo in entrambe le situazioni. Quindi l'obiettivo del modello di analisi era quello di generare delle mappe di stress, ma anche generare dei dati sintetici riferito al vigneto o a un'area particolare, in modo tale che il sistema, nel momento in cui individuava le situazioni di stress idrico che potessero rappresentare un rischio per le piante, inviano in modo automatico via SMS, WhatsApp o applicazione mobile sviluppata ad hoc delle notifiche con dei parametri che dessero modo all'agricoltore di valutare la situazione di stress e poi tramite dei normali web browser accedere direttamente alle mappe di stress per poter fare loro stessi ulteriori analisi e quindi a valle di queste notifiche l'agricoltore può decidere o meno se procedere a irrigazione. Io sono stato brevissimo. Grazie molto anche per la brevità. E passiamo al secondo intervento, sempre del Consorzio Tern, e lo farà il dottor Guariglia e ci parlerà di questa integrazione tra vari sistemi. Vedremo un po' di cosa. Va bene, ok, prego. Grazie, buongiorno a tutti e grazie agli organizzatori per l'invito e grazie al collega Don Vito per aver ben descritto il Consorzio Tern, così posso risparmiare qualche secondo. Un attimo che prendo familiarità. Sì? Ok.
Salto a più pari le slide introduttive sul consorzio TERN. L'azienda per la quale lavoro ovviamente ricade nella parte industriale del consorzio TERN e eroga servizi di ingegneria utilizzando delle tecnologie aerospaziali. Vediamo rapidamente questa piattaforma. Chiedo scusa, il puntatore è questo? Ok, grazie. Vediamo rapidamente questa piattaforma. Abbiamo sviluppato al nostro interno una piattaforma centrata su un sistema GPS inerziale e che ingloba un laser scanner, un sensore iperspettrale costituito da due spettroradiometri, delle camere digitali ad alta risoluzione, quindi camere nel visibile on color infrared alla necessità possono essere sostituite, e una termocamera. Tutti questi sensori possono essere installati su elicottero e su aereo. Vediamo rapidamente solo le caratteristiche del sistema iperspettrale, quindi un sistema homemade, quindi assemblato in casa partendo da due spettrofotometri della Specim, e copriamo il range da 400 nanometri a 2500 nanometri. Il laser scanner è uno strumento, abbiamo già visto prima diverse applicazioni. Usiamo laser della famiglia della casa produttrice Rigel, della serie LMSQ. Abbiamo in dotazione un 560 e un 680, abbiamo appena acquistato un VX1. Quindi questo strumento collegato con la piattaforma inerziale ci dà la possibilità di acquisire dei dati diciamo di grande pregio, soprattutto sfruttando la caratteristica della full waveform del LIDAR. Questo ci permette di penetrare agevolmente la vegetazione. Come dicevo prima, possiamo installare l'attrezzatura sia su elicotteri che su aerei. In questo caso su elicotteri useremo un pod esterno. Questa è un'installazione con il Rigel 560. Dipende dal tipo di velivolo, verranno utilizzati pod esterni anziché ventrali come questo qui. Ma è semplicemente una piccola differenza nell'installazione. La sensoristica può essere intercambiata in base alle necessità del tipo di rilievo che andremo ad effettuare. Ecco, in questo caso su un vecchio Alouette 2 abbiamo installato tutta la strumentazione, compreso l'iperspettrale, quindi il pannello di controllo risulta piuttosto complesso, però. Ok, i prodotti che vengono fuori da questo tipo di piattaforma, sicuramente una nuvola di punti, da cui può essere estratto un DTM e un DSM, ovviamente sezioni e profili, questo per la morfologia del territorio, delle ortofoto ad alta risoluzione, un hypercube, quindi il cubo iperspettrale, e tutte le tematiche vettoriali che possono essere restituite con le viste 3D e ovviamente possono essere generati dei video. Quindi, ricapitolando, abbiamo un sensore attivo che è il LIDAR, dei sensori passivi nel range del termico tra circa 7 e 14 micron, un sensore iperspettrale che copre da 0,4 a 2,5 micron e delle camere nel visibile. In più questo LIDAR full waveform, che è l'unico sensore attivo. Dicevamo prima le potenzialità del LIDAR full waveform. Questa immagine cominciamo a vedere una carrellata di applicazioni in ambito agroforestale. LIDAR e digital camera ci permettono di ovviamente avere delle ortofoto ad alta risoluzione, ma sfruttando le potenzialità della full waveform riusciamo a vedere
tutta la rete dei canali di scolo delle acque meteoriche presenti all'interno del terreno. In questo caso qui sotto vediamo delle vaschette, questo è un sito vicino Foggia, un sito strumentato dell'università, questi sono dei lisimetri, delle vaschette per misura di evapotraspirazione. Qui sono assolutamente invisibili, qui le riusciamo a vedere nitidamente. Ecco, questa è un'immagine per me molto carina. Al di sotto della vegetazione siamo riusciti ad acquisire il dato del terreno in presenza di una dolina, un sinkhole. Quindi, nonostante una coltre vegetativa piuttosto folta, il laser riesce a penetrare e riusciamo a vedere distintamente lo sprofondamento verificato sul terreno. Applicazioni che derivano dalla camera digitale, ovviamente le ortofoto, possiamo operare anche con un filtro CIR, quindi color infrared, e combinando opportunamente le bande, ormai l'avete sentito nominare a più riprese, ottenere l'NDVI. In questo caso si ottiene un NDVI ad alta risoluzione perché deriva da una camera ad alta risoluzione. La stessa cosa è possibile realizzarla sfruttando dei dati iperspettrali. L'iperspettrale ha di pro un numero di bande esagerato, di contro c'è una risoluzione geometrica sicuramente più bassa. Quindi per avere una maggiore risoluzione probabilmente in alcuni casi conviene, per vedere la singola pianta piccola, conviene operare con il CIR se ci interessa solamente l'indice di vegetazione normalizzato. Se invece vogliamo fare delle analisi spettrali più approfondite, sicuramente ci conviene analizzare un ipercubo, e da questo, con opportune tecniche di classificazione, si può arrivare a fare la classificazione dei biotipi, quindi riconoscere quella che è, dico due nomi a caso, una Robinia pseudacacia da un Quercus rubur, non lo so, dico, non sono un forestale, quindi perdonatemi eventuali improprietà. Ovviamente la stessa cosa è possibile con l'iperspettrale calcolare l'indice di vegetazione normalizzato. Non mi dilungo perché ormai siete più esperti di me su questo. Ecco, questa è una cosa molto, a mio avviso, carina. La possibilità, attraverso la firma spettrale, quindi una proprietà, passatemi l'improprietà del linguaggio, un po' come il DNA della vegetazione, riconoscere delle specie infestanti rispetto a una vegetazione autoctona. Un altro esempio, le forze dell'ordine utilizzano questo tipo di sensore per riconoscere la marijuana in mezzo alle piantagioni di tabacco. Questo, diciamo, dà forse un'immagine un po' più reale. Altro dato che può essere rilevato con la piattaforma in uso è un'immagine termica. Questo è un orto termopiano, praticamente i singoli fotogrammi termici vengono trattati come le foto, quindi abbiamo costruito un'ortofoto termica raddrizzando le immagini in base al LIDAR, che opera sempre con i sensori ottici. Questo ci permette di avere un singolo termopiano di una zona abbastanza ampia, senza soluzione di continuità e ovviamente con la stessa palette di colori e quindi di temperature. Vediamo un'applicazione LIDAR piuttosto spinta. Questo è un laser molto denso, stiamo parlando di circa 200 punti a metro quadro, rilevato da elicottero. Si riesce ad acquisire anche densità più spinte, ma poi hanno il difetto i dati LIDAR di diventare piuttosto intrattabili quando sono molto pesanti i blocchi. E in questo caso abbiamo la descrizione della vegetazione, come abbiamo visto anche prima, veramente in maniera nitida. Ecco, in questo caso vediamo una sezione di un bosco dove si riesce a vedere abbastanza nitidamente il fusto
e da questo ovviamente si possono andare a fare delle misure, dei calcoli di, in ambito forestale possiamo andare a calcolare il canopy height model, quindi l'altezza della vegetazione, e classificare le diverse specie per fattori di forma, quindi possiamo andare a discernere tra conifere e latifoglie, oppure individuare quello che è il sottobosco, cosa abbastanza importante quando si parla di temi incendi, per conoscere le quantità di combustibile disponibile in un momento in cui si scatena un incendio. Ovviamente è un, con degli algoritmi disponibili è abbastanza semplice arrivare a fare un calcolo della biomassa legnosa presente sul bosco analizzato. Ricapitolo rapidamente, con il leader che probabilmente è quello un po' più strano come tipo di sensore, si riesce a fare un DSM, quindi un modello digitale della superficie della zona analizzata, dopodiché si riesce a spogliare il terreno, quindi vediamo la differenza tra il DSM che rappresenta solo la superficie e il DTM che ci fa vedere tutto ciò che c'è sotto. Vedete come sono nitidi questi terrazzi o come escono tutte le stradine che prima erano completamente nascoste dalla vegetazione. Analizzando questi dati si può fare una mappa dell'insolazione, quindi dell'insolazione diretta, molto utile ai fini dell'agricoltura. Si può sicuramente ricavare una mappa dell'indice di umidità topografica e tirar fuori anche la mappa di tutti i canali presenti in zona. Spero di essere rimasto nei tempi, grazie. Bene. Benissimo. Ok, ringraziamo il dottor Guariglia e passiamo adesso a una relazione del dottor Mastrorilli, del quello che oggi si chiama CREA, che era il vecchio Consiglio per la ricerca in agricoltura, e se anche economia, agricoltura, che ha incorporato l'INEA nel frattempo, che ha, oltre a essere lui il direttore di questo centro di ricerca sui suoli, mi ricordi un attimo, sulla sistemi culturali e ambienti, beh, che è lunga, sì, vabbè, che ha un'unità in Basilicata, sì, proprio a metà Ponto, quindi conosciamo bene, diciamo, questa struttura di ricerca, e ci parlerà anche lui delle tecnologie di remote sensing applicate in agricoltura, ovviamente viste dal CREA. Grazie, più che viste dal CREA e viste dalla parte dell'agricoltore e da chi sta in campagna. Allora, il CREA è stato introdotto, è stato presentato, quindi è una serie di istituzioni, di centri di ricerca, e ogni centro di ricerca ha la sua disciplina, e siamo appunto federati nel CREA, appunto. E siamo presenti su tutto il territorio italiano. Questa immagine che vedete qui, no, va bene, e quella nostra sede che si trova a Bari, ma lì ci sono solamente uffici e laboratori. Quello che è il vero cuore del nostro lavoro è il puntatore, dove si trova? Eccolo qua, sono le nostre aziende sperimentali, e una appunto delle nostre aziende sperimentali a cui fa riferimento questa immagine si trova proprio qui in Basilicata, con personale autonomo, con strutture, con attrezzature e strumenti dedicati. Allora, vediamo se sono capace. Bene. Allora, quindi il nostro compito, la nostra mission è quella di studiare il funzionamento dell'ambiente, degli agroecosistemi, e quindi di farli produrre in una maniera sostenibile. E qui ritorniamo alla
chiave, alla keyword di questo convegno. Allora, noi ci occupiamo di sostenibilità. Prima ancora di interessarsi noi di sostenibilità, la sostenibilità è anche nell'agenda del governo. Qui addirittura due ministeri, il Ministero dell'Ambiente, il Ministero dell'Agricoltura, che si sono sempre, da sempre, battuti sul terreno dell'ambiente, hanno trovato un accordo in questo Green Act, in cui hanno definito che è possibile andare avanti, procedere, fare dell'agricoltura sostenibile se facciamo un uso efficiente delle risorse naturali e un uso responsabile e razionale delle attuali tecnologie. Che cosa significa questo? Quindi, tradotto dal politichese al pratico, significa che questo obiettivo della sostenibilità può essere raggiunto attraverso delle tecnologie che siano sito-specifiche, come diciamo noi, e a rate variabili. Insomma, questo nel nostro linguaggio si chiama appunto agricoltura di precisione. Sono capace di farlo cambiare? Allora, nel mio discorso dividerò il mio discorso in due parti. Nella prima vi presento le cose che noi sappiamo fare, quindi la pratica, e nella seconda vi presenterò le cose che invece vogliamo ancora fare. E soprattutto nella seconda parte introdurrò queste innovazioni alla luce di quelli che sono i progetti di sviluppo rurale, i PSR, in maniera da anticipare anche la conversazione che faremo oggi pomeriggio con gli amministratori locali. Allora, niente, non ho ancora imparato. Ah, ecco. Allora, i primi passi dell'agricoltura di precisione sono... Scusatemi, devo... sono, prima di tutto dobbiamo imparare a fare delle mappe spaziali e temporali, e di questo ce ne siamo occupati stamattina, quindi abbiamo bisogno di sensori, di tecnologie, ma anche dei sistemi dedicati per analizzare i dati spaziali, e mi riferisco a una scienza particolare che si chiama la geostatistica. L'altro step è uno step decisamente agronomico, in cui noi dosiamo gli input con precisione e con la massima precisione. In pratica, ogni input esterno che noi diamo sul campo vogliamo sapere quanto ne dobbiamo dare, quando e dove. E infine tutto questo si traduce in delle prescrizioni agronomiche, che queste purtroppo variano da punto a punto dell'azienda. Quali sono questi input che io voglio dosare? Gli input sono quelli che si riferiscono alla protezione delle piante, alla fertilità del terreno, all'eredicazione. Per quanto riguarda la protezione delle piante, il mio obiettivo come agricoltore, come uomo che fa agricoltura sostenibile, e di ridurre l'impatto sulle piante che non sono destinatarie di questo, del mio presidio fitosanitario. Per quanto riguarda la fertilizzazione, è di migliorare l'uso efficiente del prodotto che sto usando e di ridurre l'impatto ambientale. Per quanto riguarda il dosaggio dell'acqua, siamo in una regione meridionale, stiamo in periodo di cambiamenti climatici, quindi quello che mi interessa è ridurre gli input, quindi utilizzare quella che noi agronomi chiamiamo la deficit irrigation. Allora, che cosa abbiamo in mano? In mano abbiamo dei software e degli hardware. Ecco, allora ci serviamo di questi robot che vanno in campagna, quindi per ora abbiamo sentito parlare, abbiamo visto, abbiamo qua un esempio di drone, però per fare dell'agricoltura di precisione oppure ho bisogno anche di macchinette, di strumenti che camminano sul terreno, quindi che vanno a vedere effettivamente quello che succede sulle
piante, ma non solamente per darmi informazioni sulla salute della pianta, sullo stato idrico del terreno ad esempio, ma anche per fare delle applicazioni di questi input di cui vi ho parlato prima. Complicato. Non solo per la freccia a destra. Insegnami così non lo... Ah, ecco. Ci sta un segreto e nessuno me l'ha detto, grazie. Ecco qua. Allora, l'altra, vi ho parlato di hardware e vi ho parlato adesso di software. L'altro punto forte a nostra disposizione sono i decision support system, con i quali noi controlliamo tutti gli aggressori, diciamo, della nostra, delle nostre piante. Facendo della precision agriculture, io ottengo anche dei prodotti secondari, dei byproducts, e sono per esempio questi. Posso controllare il traffico sul terreno e questo mi permette di ridurre il consumo di energia, mi permette di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra dalle superfici coltivate e di ridurre la compattazione del suolo. Sono tutti, diciamo, fenomeni che hanno una grossa valenza ambientale. Un altro derivato dell'agricoltura di precisione è la tracciabilità. Con tutta questa mole, questa massa di dati che io raccolgo, posso posso registrare, archiviare, consultare e alla fine fornire delle etichette elettroniche che, messe a disposizione del consumatore, permetteranno a lui di capire qual è stato tutto il processo produttivo che mi ha permesso, insomma, di arrivare al prodotto finito, quello che io vado a comprare al supermercato. Allora, i fabbisogni della ricerca e in questa parte vi dirò le cose che effettivamente sono utili in relazione ai piani di sviluppo rurale. Allora, per esempio, stiamo a Matera, città della cultura. La prima cosa che dobbiamo fare è quella di fare uno sforzo culturale, in maniera che ci sia uno sforzo collettivo, perché ci sia una in missione, diciamo, favorire il trasferimento di queste tecnologie dai nostri libri, dai nostri laboratori alla pratica. E queste sono azioni che non sono previste, vedete qua questo doppio asterisco sotto, che non sono previste da nessun piano di sviluppo rurale di nessuna regione, però secondo me, secondo noi, deve essere fortemente valorizzato. Si tratta veramente di uno sforzo culturale. Un altro passaggio fondamentale, ce ne ha parlato prima il professor Vespe molto efficacemente. Noi abbiamo a disposizione delle immagini, però sono immagini che costano veramente tanto, e non è possibile che un privato possa utilizzare questi elementi. Inoltre, le immagini sì, sono dei dati, ma questi dati sono dei numeri, sono dei vettori. Questi dati vanno elaborati, vanno precalibrati prima di essere utilizzati. Prima abbiamo imparato da Vespe, appunto, quali sono gli errori che noi possiamo commettere nell'uso di un GPS, a parte la precisione o il costo del GPS, ma proprio il fatto, appunto, che abbiamo bisogno di una serie di fattori di correzione. Ho detto bene, ho interpretato bene? Sì. Accenna, mi dice sì con la testa. Quindi questi sono dei prerequisiti necessari, che però non sono stati previsti. Che cosa prevede invece il PSR? Prevedono delle cose abbastanza banali: l'applicazione controllata di fertilizzanti e di presidi fitosanitari, e va bene, quella che noi chiamiamo la produzione integrata, e ci va bene anche questo.
Allora, però possiamo senz'altro fare di più. Per esempio, se noi impariamo a mettere insieme la fisiologia della pianta con i decision support system, con l'informatica, possiamo fare dei grossi passi avanti. Per esempio, qui vi ho citato questo progetto, il progetto Sirius. In questo progetto, che si occupa appunto del pilotaggio della irrigazione nei campi, prende informazioni non solamente dai dati che vengono dai satelliti, dai robot, come abbiamo visto, dai sensori, eccetera, ma anche delle informazioni della fisiologia della pianta, con dei grossi, diciamo, vantaggi per quanto riguarda il risparmio dell'acqua. Un altro punto, per esempio un'altra cosa molto semplice che non è mai stata prevista in un PSR, è quella di programmare l'irrigazione in coincidenza degli stadi fenologici della pianta. Allora una pianta cresce e non è detto che tutte le fasi hanno bisogno strettamente di acqua. Quindi basta applicare questa semplice tecnologia, conoscenze proprio di precisione sulla fisiologia della pianta per avere delle informazioni in più e dei risparmi. Allora, mare su, ancora sulle ricerche per acqua. Quindi tutti i PSR dicono, fino alla noia, ci stanno stufando e ci dicono bisogna ridurre gli input, va bene, ma come dobbiamo fare a ridurre questi input? E qui ci viene in soccorso l'agricoltura di precisione. Possiamo fare appunto quella che noi chiamiamo la site specific irrigation, che vuol dire riduzione della quantità totale di fertilizzanti, regolarità di distribuzione dell'acqua e una minore perdita dei prodotti, quindi sia attraverso il drenaggio sotterraneo sia attraverso il ruscellamento superficiale. Un'altra cosa molto semplice che ancora non è stata prevista dai PSR è l'utilizzo dei sistemi di monitoraggio della umidità del suolo. E queste sono delle cose molto semplici e abbastanza diffuse. Invece un'altra cosa che non è diffusa però che può essere utilizzata da tutta l'agricoltura, sia irrigua che non irrigua, è quello di appunto utilizzare strumenti come questo per fare il punto, per monitorare lo stato di salute delle piante e quindi per valutare se sia il caso di fare delle concimazioni oppure della farmacologia. Allora, naturalmente se io voglio fare della agricoltura di precisione o della irrigazione di precisione nel mio caso specifico, io devo avere dei prerequisiti che sono, devo avere prima di tutto l'acqua e deve essere efficiente il sistema di distribuzione dell'acqua, quando invece sappiamo che la maggior parte degli acquedotti sono dei veri e propri colabrodi che perdono acqua. Qui siamo in Lucania, siamo in una zona montagnosa, quindi la costruzione e l'espansione dei laghetti superficiali sono un altro sistema per migliorare e aumentare le riserve idriche a disposizione. Per fortuna, ecco, questi punti sono stati previsti da molti PSR. Infine, voglio darvi uno sguardo al livello dell'azienda. C'è ancora bisogno di monitoraggio. Siamo proprio nella regione dell'Alsia, in cui il servizio meteorologico funziona benissimo, però pensiamo ad altre realtà in cui il servizio meteorologico latita, e sto pensando alla regione da cui vengo. E non abbiamo delle previsioni accurate, quindi se io non so che clima farà, che tempo farà, io non posso fare nessuna precisione.
E quindi l'importanza è di essere il più precisi possibile nella previsione meteorologica e anche il più accurati possibile, cioè più limitati possibile nello spazio. E quindi questo è uno sforzo da fare ancora, oltre appunto a monitoraggio sulla salute delle piante, sul controllo della qualità dell'acqua. Allora invece i nostri PSR hanno dato dei soldi a fondo perduto per migliorare le macchine esistenti, va bene? È un vantaggio, un primo passo verso una agricoltura di precisione. La mia conclusione è questa, che se io voglio un'agricoltura sostenibile, io questa agricoltura la devo sostenere, il che vuol dire non fare la carità agli agricoltori, ma se un agricoltore fa una agricoltura appunto sostenibile, vuol dire che riduce il prodotto lordo vendibile, però fa un servizio alla collettività. E qui vi accidenti. Come si fa ad andare indietro di qua? Va bene, non fa niente. Comunque l'agricoltura appunto sostenibile, quindi non è molto remunerativa, però offre tutta una serie di servizi che vanno dal sequestro di carbonio al controllo, si diceva prima, l'ingegnere che mi ha preceduto vi ha fatto vedere come se io so curare il territorio, evito appunto i ruscellamenti, le frane, eccetera, eccetera. Quindi tutti questi servizi vanno ripagati all'agricoltore. Grazie. Bene, grazie al dottor Mastroilli per averci riportato coi piedi, direi proprio a terra, coi piedi in agricoltura, quindi un po' anche una visione dal mondo dell'agricoltura, per aver fatto un'ottima panoramica. E adesso passerò la parola al dottor Pignatti, che ci parlerà delle, appunto, di tecniche di telerilevamento per l'agricoltura, applicate in agricoltura, e cosa fa soprattutto il CNR IMA di Tito Scalo. Esatto. Bene. Direi che ritorniamo dalla terra, ritorniamo in aria, ritorniamo. Eccolo qua, scusate, questo famelico, questo qui, questo tasto. Questo va dietro. A destra, okay. Allora, fondamentalmente la mia presentazione, cercando di rimanere nei limiti dei 20 minuti, farà un breve excursus sulle. Il nostro istituto tendenzialmente si occupa di remote sensing, quindi non ha un suo filum che si occupa di agricoltura, quindi analizzando i vari progetti in cui l'IMA è coinvolto, cerchiamo di avere degli esempi di come il dato telerilevato potrà essere utilizzato, almeno abbiamo noi utilizzato con la nostra esperienza, in diversi progetti che hanno come scopo l'agricoltura come un byproduct dell'analisi dei dati da remoto. Quindi queste sono tutte la serie in cui progetti in cui noi siamo coinvolti, in cui per esempio Sapro Prisma è un, visto che siamo qui in Basilicata, Villasi, è un progetto di lancio di un sensore perspettrale nel 2018, adesso perché è stato rifinanziato. Un sensore perspettrale a 30 metri che dovrebbe essere un forte add-on per la ricerca sia in ambito nazionale ma anche europeo, perché sono i competitors con un altro sensore del DLR che è NEMA. Quindi diciamo chi prima arriva su questo mercato, diciamo così, del dato derivato, sicuramente è un buon risultato per l'Italia, ma soprattutto per l'ASI. Su questo noi abbiamo condotto degli studi per vedere quali applicazioni potranno avere un impatto sul mondo reale, nella fattispecie nell'agricoltura. Quindi abbiamo all'interno di questo progetto evidenziato, ovviamente non solo IMA ma con colleghi che sono di Università della Tuscia di Agronomia e l'Università di Roma, che non ho citato ma avete visto i loghi prima, abbiamo cercato di vedere quali erano le applicazioni e i risultati concreti che un sensore iperspettrale tipo questo a 30 metri di risoluzione con 200 bande, che include soltanto il visibile, la parte riflessa, quindi dal visibile all'infrarosso ma non il termico, quali sono i tipi di prodotti divisi per tipologia componenti. Quindi abbiamo vegetazione, siamo sicuri che siamo in grado di estrarre come prodotto di O, siamo in grado di estrarre il LAI, la clorofilla, il LAI è lì varia index, ma direi che in questo audience a tutti può essere chiaro, la fractional photosynthetic active absorbed radiation,
mentre che sono prodotti che possono essere estratti in maniera quantitativa, vedremo poi come e quali sono i prodotti da un dato remoto. Riguardo invece alla componente suolo, che è comunque una parte integrante dell'agricoltura, questa tipologia di sensori consentirebbe di estrarre la tessitura, quindi che per gli agronomi è clay, silt e sands, ma anche e soprattutto la sostanza organica. La sostanza organica la visibile è importante, ma anche ha una certa rilevanza l'infrarosso termico. Terzo stadio, diciamo, più evoluto e più ancora in fase di ricerca, è da assimilare queste variabili derivate da remote sensing e inserirle in modelli di crop mode per avere una stima della resa, vedere se il prodotto a scala non proprio di campo, ma insomma almeno di azienda, corrisponde al vero. Su questo però servono poi le macchine al suolo che mi danno la resa, la variable rate, giusto per avere il confronto. Quindi è tutta un'integrazione, tutta l'agricoltura deve procedere, non solo la sensoristica, ma anche poi la parte di meccanizzazione al suolo. Questo è un esempio che abbiamo fatto sull'unico sensore per spettrare che attualmente opera, è un sensore ormai di più di 10 anni fa, quindi ormai inizia a perdere qualche sua caratteristica di segnale rumore, quindi insomma è un po' vetusto, però è l'unico che c'è, quindi usiamo questo, in cui si è visto da remoto, facendo un'analisi dello spettro, voglio dire, usando un programma, esattamente sono programmi di statistica in cui si vede poi la correlazione usando l'aspetto di riflettanza, l'aspetto di assorbanza oppure il band depth, ovvero il rapporto tra la lunghezza d'onda e la lunghezza d'onda prima vicina, se vi è una correlazione con l'umidità dei suoli. L'umidità dei suoli ovviamente da remoto è un'astrazione di un risultato fisico, ma deve essere poi caratterizzata e validata rispetto a una misura a terra. Quindi abbiamo delle misure fatte col TDR, quindi con il a terra, e quelle utilizziamo come riferimento. Quindi avremo l'immagine, il puntatore qual è, scusate? Questo qua? Ah, quello al centro, scusate, sì. Però sono tornato indietro. Quindi questo è questa è l'immagine Hyperion acquisita a 30x30, quindi 90 metri quadrati. Questa è l'applicazione di questo algoritmo in cui abbiamo visto che vi è una correlazione inversa. Questi sono i coefficienti delle lunghezze d'onda che vengono utilizzate, questo è il coefficiente di correlazione utilizzato. Vi è una correlazione inversa rispetto alla quantità di soil moisture presente nel suolo. Quindi questa è l'output dell'immagine derivata dall'immagine Hyperion applicando questo algoritmo, e questa è la mappa di soil moisture derivata dall'immagine TDR. Quindi diciamo così, c'è un'accuratezza che potrà essere sicuramente migliorabile, però vi è un'accuratezza, una correlazione molto forte tra soil moisture e misura nella parte riflessa dello spettro che si può derivare da remoto, che può essere sicuramente di impatto per l'agricoltura. Sempre riferimento ai suoli che noi consideriamo, io sono un geologo, quindi il mio background è più sulla parte di suolo che sulla parte di vegetazione. Il nostro analisi era vedere se un dato di tipo spettrale riuscisse a determinare, a derivare dell'informazione sulla texture del suolo, ovvero sia concentrazione di clay, argilla, sabbia e organic matter. Quindi abbiamo campionato il solito campo con i punti rappresentati i punti di campionamento a terra in cui è stato fatto preso il campione e portato in laboratorio, e quindi queste sono tutte le variabilità intesa come minimo, massimo, deviazione standard, tutti questi parametri di geo che poi verranno utilizzati nelle tecniche di geostatistica successivamente. Questa invece è l'immagine, questa qui è l'immagine sempre di Hyperion, su cui abbiamo applicato un data flow di questo tipo. Abbiamo utilizzato questi punti a terra con un ordine Kraken geostatistica per vedere quale è la verità al suolo. Poi abbiamo deciso di utilizzare invece un'immagine remota che è stata divisa in due differenti stati di processing. Uno utilizzando tutte le bande in una PLSR analysis, tutte senza vedere distinzione. Oppure usando delle tecniche di image processing in cui non si portano avanti tutte le 200 bande, ma si portano soltanto quelle componenti che sono maggiormente significative. È stata applicata sempre una tecnica di ordine least square di geostatistica, però si è visto che questo output non era ancora aveva una ragionevole correlazione con la verità, perché c'erano dei pattern residuali al suolo che venivano a non essere analizzati da una ordine di least square regression. Quindi è stata utilizzata un'altra tecnica che è la linea mixed effect models, ma in ogni caso ci sono volumi e volumi di algoritmi, di tecniche di geostatistica per il processing dato. Quindi quello che è importante
indipendentemente dal tipo di algoritmo che ho usato, perché ogni ricercatore ci usa il suo è sempre più bello di quello dell'altro, però che usando questo parametro che è indipendente, insomma, per fare un confronto, che se la ratio performance for interquartile range, che è utilizzato per vedere quanto la prediction di quel parametro è corretta o meno, più alto il parametro RPQ, più è alta la qualità della prediction, si vede che per, scusate qua non si vede, ma questo è clay, sense e SOM, e quindi organic matter, riusciamo a ottenere dei valori che sono, sopra due sono considerati dei buoni parametri di prediction di quel parametro. Quindi sicuramente riusciamo a identificare clay per questo, perché? Perché le clay hanno una rilevanza sullo spettro di riflessione nello shortwave. Non siamo molto sicuri, non siamo ottimali per il sand, ma il sand, se si definisce la parte quarzosa, non è la lunghezza d'onda, non sono corrette, mentre per l'organic matter la correlazione è molto buona. Queste sono le mappe che poi vengono ottenute dalla processing di queste immagini, quindi queste sono le mappe di clay, sand e sostanza organica per il singolo campo. Per la parte vegetale stiamo utilizzando un algoritmo basato sull'addestramento delle reti neurali e un modello che studia le caratteristiche biofisiche della pianta in funzione dello spettro, che si chiama ProSail. Quindi abbiamo sviluppato un modello di generazione di spettri sintetici, assimilazione, definizione della rete neuronale, ottimizzazione di questa e applicazione, in questo caso c'era specifico, era un modulo sviluppato per l'utilizzo dei futuri dati Prisma all'interno di questo modello, per avere poi una inversione del modello ProSail grazie a questa rete neurale e ottenere questi parametri di stimati che sono DLI, quindi l'Invariable Index, Chlorophyll, la Lactate Photosynthetic Radiation. Non voglio dilungarvi su come abbiamo simulato e addestrato il modello, però l'abbiamo applicato sia sul dataset Prisma 211 bande senza fare differenze, l'abbiamo applicato su 8 indici spettrali e l'abbiamo componente sulle, insomma, le componenti principali, sono le prime due componenti principali, dovrebbero riassumere tutta la varianza del dataset. Comunque, tralasciando le componenti principali, vediamo che la correlazione tra la variabile vera e la variabile stimata è estremamente alta, sia utilizzando tutto il dataset, ma questo è ovvio, ma soprattutto utilizzando 8 indici spettrali, quindi si riduce a 8 il numero di bande che bisogna processare. Questi sono i tipi di prodotti che vengono estratti, quindi hanno dati di questo tipo, che sono tutti quantitativi e sono quindi tutti fruibili e interpretabili perlomeno da un agronomo, diciamo così, in questa prima fase. Altro progetto è un progetto europeo in cui siamo partner, è sull'applicazione del remote sensing in generale sul sviluppo di un downstream service per l'agricoltura, per la coltivazione del riso. Il nostro pacco di lavoro, diciamo così, è specifico alla definizione di due prodotti di utilità per gli agricoltori, ma anche poi per gli agronomi che usano i modelli, e di definire, dato un'azienda, definire quali sono quei campi, il comportamento del quel campo costante nel tempo, identificare per esempio quelle zone che sono sempre all'interno del campo, quindi intracampo, sono sempre un po' più produttive, un po' meno produttive, oppure c'è sempre presente, sono più produttive perché c'è una lente di argillo o c'è una lente di sabbia, cioè andare a analizzare, e questo ovviamente ve lo spiegherà poi il dottor Tramudoli successivamente, la serie storica di dati acquisiti nel tempo da partire da 10 anni a questa parte, che vengono a dare un'informazione che, se uno analizza al tempo zero, può darsi che non la vede, ma se uno mette in fila tutti i 10 anni di dati, l'informazione nascosta e latente sicuramente la trova. Non voglio starvi a... Questo l'abbiamo fatto su 3 aree, Italia, tanto quella che sapete la zona di produzione qual è del riso in Italia, in Spagna e anche in Grecia, che non sapevo, ma c'è una piccola zona di produzione del riso vicino al porto, a Salonicco. Quindi abbiamo andati a fare delle query su tutti i database che noi avevamo a disposizione, quindi dati spot, Landsat, adesso abbiamo usato WorldView 2, WorldView 3, insomma i dati comunque da una risoluzione di 30x30 fino ad arrivare a 3-4 metri, usando più o meno sempre quelle bande multispettrali che vanno da 5 bande fino a 10 bande, ecco questo è l'ordine di grandezza.
Questi sono i prodotti che sono stati derivati, quindi vedete che sicuramente, ovviamente su questo abbiamo il catastale, quindi abbiamo il vettoriale di ogni singolo campo è stato processato singolarmente, è stata analizzata le serie storiche che avevamo riuscito ad ottenere in desunibilità di quei, per quei campi. È stato processato sia per identificare i constant pattern per la biomassa, immaginiamoci questo NDVA alto per tutto questo campo per tutti i 10 anni analizzati, ma anche dei constant pattern sui suoli, quindi abbiamo diviso, abbiamo fatto 2 grandi processing, uno per il suolo e uno per la biomassa. Andando più facilmente a una zona vicina a Pavia abbiamo fatto quindi derivato una mappa in cui ci sono 3 classi, ovviamente là ci sono dei threshold e delle considerazioni di carattere agronomico che vanno dietro a questa leggenda, in cui si è identificato 3 classi in cui c'è la solidità, abbiamo definito ogni parcella come il valore medio, abbiamo detto sopra o sotto il suo valore medio, e abbiamo anche questo per il suolo, l'abbiamo fatto anche per la biomassa, e quindi abbiamo identificato delle zone dove la qualità del suolo era più alto, perché si basa sul colore del suolo, quindi noi assumiamo che se un suolo è molto scuro la contenuta organica di sostanza organica può essere più alta rispetto a un suolo molto chiaro, l'abbiamo correlato con la resa, e quindi ci sono queste mappe che vengono a identificare delle aree che abbiamo verificato che per l'agricoltore hanno un significato, cioè corrispondono a quello che lui si aspettava di essere più produttivo o meno produttivo, ma fondamentalmente vanno a finire all'interno dai modelli agronomici del riso, in cui vanno a fare i calcoli utilizzando non tutta la farm, non tutto il campo, ma vengono a fare i conti soltanto per esempio per quest'area verde, ottimizzarla per l'area verde e per l'area rossa. Quindi vanno a spacchettare all'interno del modello agronomico utilizzato delle parcelle che hanno dei comportamenti costanti. Questa è la nostra expertise, insomma, l'esperienza che abbiamo fatto su un drone. Abbiamo un progetto fatto col MIFAF per utilizzare questo remote sensing, in particolare anche droni, che non è stato utilizzato questa tipologia, queste 8 eliche, bensì è stato lanciato l'aereo su cui era stato montato un piccolo drone di 4 bande, se non mi sbaglio. Sì, 4 canali. Ah, pardon. 4 canali. Fondamentalmente ci sono delle zone vicino a Vetrala, vicino a Viterbo, sono i campi di mais in cui si è stato utilizzando il drone, si abbiamo fatto distinto tra infestanti suolo e mais. Questo, vabbè, dice, non è un grande risultato, però su questo è stata impostata l'utilizzo del diserbante in post-emergenza. Quindi abbiamo dato queste mappette di presenza o non presenza di infestante all'agricoltore, che se l'è montato sul suo GPS e ha spruzzato in un campo, ha spruzzato come si fa sempre, diciamo così, stessa quantità da tutte le parti. All'altro campo gli abbiamo dato noi le prescription, non gli abbiamo dato la quantità, gli abbiamo detto accendi, spegni, non è che gli abbiamo detto qua ne usa di più, usa di meno. E qui si è visto fondamentalmente che utilizzare una distribuzione indifferenziata, una distribuzione invece selettiva, ha un buon impatto, cioè la resa poi, non c'è stata una variazione nella resa finale del campo di mais, ma si è ridotto, facendo i volumi utilizzati in un modo o in un altro, si è ridotto un 37% l'uso del diserbante. Ovvio che queste considerazioni sono più di agronomia, quindi ci sono dei colleghi che si occupano espressamente di questo, noi più che altro diamo la mappa di prescrizione dell'infestante sì, l'infestante no. Abbiamo fatto pure dei tentativi di ipispettrale da piattaforma, ma devo dire che questi ipispettrali, almeno queste camere che abbiamo usato, cambiano i filtri in funzione della lunghezza d'onda, hanno delle complessità un po' più forti, dei costrani proprio tecnologici anche di prossimi, perché l'obiettivo non è tanto riconoscere infestante sì, infestante no, ma è riconoscere che è infestante. Adesso gli agronomi mi diranno che una monocotiledine è diversa da una bicotiledine, quindi potrei spruzzare uno su uno su un altro, e formalmente, da un punto di vista teorico, monocotiledine e bicotiledine hanno firme spettrali diverse, che potrebbero essere riconosciute, tutto potrebbe, perché c'è un processing sempre dietro che deve essere verificato. Infatti avete visto qui dietro che ci sono tutte le foto delle varie erbacce, le chiamo io, poi ovviamente c'è un nome e un cognome. Insomma. Altro progetto invece che abbiamo, questo dovrebbe essere l'ultimo, che abbiamo in collaborazione con ESA, in collaborazione con la Cina, è per la drought monitoring. Ovviamente queste sono scale leggermente diverse,
Ma la nostra idea era che se queste mappe di drought sono fatte dall'OSGS a scala continentale o a scala nazionale, talvolta non è che hanno un'applicazione poi alla scala regionale o alla scala della singola azienda. Sempre considerando che le aziende devono avere una certa dimensione, sennò poi tutto svilisce in pochi ettari e non ce la si fa a gestirla. Quindi la nostra indicazione era di come una risoluzione più bassa, lavorando con dati non MODIS a 250 metri, ma lavorando con un dato tipo TM, tipo Hyperion o Prisma, magari nel 2018, di 30x30, 90 metri quadrati, potesse migliorare la mappatura di questi prodotti a una scala di farm. Quindi nella fattispecie abbiamo questa collaborazione attiva con due istituti in Cina, abbiamo un PhD che sta lavorando un po' qua, un po' là, ci sono, ovviamente la Cina è immensa, quindi loro non lavorano a scala di farm, ma lavorano a scala regionale. Però insomma la logica, il processing poi basta cambiarlo, però non è quello il problema di scala. Come abbiamo fatto per Prisma, si è utilizzato il modello, l'algoritmo di BVNet per estrarre dalle informazioni iperspettrali, estrarre dei parametri di che caratterizzano la vegetazione, in questo caso è il LAI, e sono state validate poi con delle misure a terra. Questa è un'immagine di un sensore cinese, insomma, che potremmo paragonarlo al nostro Landsat TM. Questo poi ovviamente tutti questi prodotti sono stati validati, due minuti spero di farcela, e sono stati validati con misure in campo e misure a terra. Fondamentalmente qual è qui l'obiettivo? È di prendere questi coefficienti, questi parametri derivati da remote sensing, tendenzialmente validati e calibrati, e andarli a assimilarli in modelli di crop mode. Ne abbiamo usati due, uno acqua crop e uno SFI, in cui utilizzando le tecniche di Kalman filter si cerca di assimilare il modello retrivato da remote sensing, che è sicuramente quello che è aggiornato perché si basa sull'immagine datata e poi perlomeno ogni 15 giorni, fatto salvo le coperture nuvolose, si può ottenere, quindi si può assimilare questo variabile e poi continuare questa assimilazione nel tempo, non fare un'assimilazione secca e basta. Quindi si sta, il famoso dottorando che sta a mezzo in Cina e metà in Italia, sta sviluppando queste tecniche di assimilazione di ensemble Kalman filter per avere dei reali, insomma, ritorni nel mondo sulle tematiche di agricoltura. Questo è il valore di biomassa prima l'assimilazione e dopo l'assimilazione. Voglio dire, ci sono dei miglioramenti, ma soprattutto questo è lo yield. Prima ho ottenuto dal modello senza l'assimilazione, ho ottenuto con l'assimilazione. Quindi si parla di un RMSE che scende da 0,85, ci si scende a 0,45. Ovviamente in questa presentazione mi ero messo anch'io la cosa per non sforare. Questa presentazione è difficile e mettere in evidenza tutte le potenzialità, ma fondamentale da oggi, derivata dal remote sensing, variabili che abbiano quantitative, validate e che abbiano un valore per un agronomo, diciamo così. Inserirli in modelli culturali più o meno sofisticati, in cui si possa interagire e andare a perfezionare e migliorare output significativi come può essere quello della resa. L'ultima attività la stiamo conducendo, questa volta però non in Cina, sul sito di Maccarese, l'azienda, la più grande azienda europea, mi pare che sia 3.000 ettari, insomma quella di Benetton, che sta vicino all'aeroporto. L'aeroporto, per curiosità, è proprio da qui, insomma, l'aeroporto di Fiumicino. Quindi abbiamo dei campi che, ovviamente, essendo un'azienda così grande, c'è un GIS, c'è le informazioni, insomma, quindi aiuta molto, c'è tutte le date, cosa ha seminato, e quindi su questo ci aiuta molto. Abbiamo fatto una campagna di acquisizione dei dati remoti nel 2015, speriamo di ripetere nel 2016, in cui fondamentalmente, questo per esempio era giusto per vedere che c'è una correlazione tra l'NDVA e l'AI, ma questa insomma è una cosa molto sciocca, diciamo così, era auspicabile, ma fondamentalmente quello che abbiamo è che abbiamo sullo stesso sito, acquisire dati da remoto poi è sempre complicato perché c'è la nuvola, bisogna andare in campo, quindi insomma è forse un po' disomogenea, ma comunque è un ottimo dataset in cui abbiamo sia dati Cosmos Climate, qui ASI, che vengono appunto qua da Matera, in ping pong, quindi sono polarizzati,
abbiamo il passivo giapponese, abbiamo i cinesi ZY3, un equivalente di un Volvo 2, pure su un po' di peggiore qualità, le misure in sito, abbiamo delle immagini Perion nella misura di 3-4, perché poi usare questi dati è difficile, ma insomma cerchiamo di continuare le attività. Fondamentalmente quindi direi che remote sensing sta lasciando stare la scala globale o tipo europea a scala di precision farming, utilizzo sicuramente di questi doni che possono agire a scala proprio fisicamente di campo, tipo nella presentazione di Bimet prima, che mi dice quella pianta se ha lo stomato aperto o stomato chiuso. Ci sono delle applicazioni di remote sensing a una scala ormai accettabile dai 90 metri fino ai 3-4 metri di Worldview 2, che possono dare delle informazioni fondamentale per il precision farming, non del singolo campo, ma almeno di un'azienda che abbia di medie dimensioni. Considerate che adesso tutti i Sentinel 1 e 2, quindi l'attivo e il passivo, dovrebbero essere free of charge per, sicuramente per la ricerca, ma teoricamente dovrebbe essere free of charge per tutti. Quindi quelle sono delle potenzialità aperte a bassissimo costo per tutti noi. Mi spiace mettere ansia. Sì, no. dobbiamo cercare di chiudere. Bene, grazie per quest'altra bella relazione. Adesso passiamo a last but not the least, come si dice, al professor Tramutoli dell'Università di Basilicata, che ci parla un po' di esperienze di queste belle tecnologie applicate all'agricoltura sviluppate dall'università. Prego, professore. Grazie. La mia presentazione è riportata all'ora del pranzo. Io spero di inventare il vostro pranzo, visto che sono tra voi e il lunch. Sì, vi parlo un po' delle attività che abbiamo fatto presso l'Università della Basilicata, solitamente in collaborazione con il CNR. C'è qui il dottor Pergola, che è responsabile del gruppo dell'IMA, che ha collaborato a questo tipo di ricerche. Vi dico giusto due o tre cose, magari un po' diverse da quelle che avete sentito, per un fatto di curiosità. Intanto, diciamo, siamo in questo momento, quando si parla di agricoltura di precisione, si parla molto di tecnologie nuove, no? L'idea della, si è stato già detto prima, droni, tecnologie a basso costo, questo ingresso tra gli operatori anche di piccolissime aziende, giovani che si comprano il drone e cominciano a fare servizio direttamente ai contadini, questo rapporto uno a uno tra il tecnico e chi riceve la prestazione è molto molto interessante. Anche perché apre un mercato a volte, diciamo, o sicuramente non completamente previsto dai grandi player del remote sensing. Io, continuando, diciamo, il ragionamento che ha cominciato Stefano, quindi provo invece a mettere in relazione a questo mondo che avanza, diciamo, l'utilità di incrociare questi dati ad altissima risoluzione, queste applicazioni quasi on demand, con la disponibilità che oggi abbiamo di serie storiche molto lunghe, per esempio di dati Landsat, abbiamo una risoluzione intermedia con accesso assolutamente gratuito, che insieme appunto alle nuove sentinelle di ESA rappresentano un capitale sul quale investire per i prossimi anni e dal quale partire. Mi riferisco appunto allo storico del Landsat, che ormai ha quasi 40 anni di osservazioni, che aiuta a fare operazioni che, come vedete, sono di un certo interesse, perché possono essere utilizzate in maniera a volte imprevedibile anche nella precision farming. Intanto, quando noi parliamo di precision farming, voi avete visto, la maggior parte delle applicazioni di cui si è parlato erano applicazioni che cercavano dei cambiamenti, cioè dentro una coltivazione che succede di diverso, di anomalo o di potenzialmente dannoso, in quale zona e in quale tempo. Allora, diciamo, noi quando proviamo a fare la ricerca di questi cambi, di questi possibili, queste possibili variazioni di sistema che possono rappresentare un rischio, per esempio l'applicazione, per la coltivazione, solitamente cerchiamo dei massimi o dei minimi di qualche variabile. In realtà queste anomalie, diciamo, spesso non sono identificabili sulla singola immagine, sul singolo posto in maniera diciamo, corretta, se in qualche modo noi riusciamo a confrontare questo tipo di informazioni che noi misuriamo. Questa è la chiusura.
Sì. Vediamo un po'. Ah, freccia a destra. Cercavo il puntatore. Il puntatore è questo centrale. Ah, ecco, è quello più facile. Grazie. Quindi stavo dicendo, abbiamo bisogno molte volte per apprezzare dei cambiamenti, pensate anche al fenomeno della xylella di cui si è parlato, no? Guardare molto da vicino la pianta serve a dire che forse quella pianta è ammalata e forse magari il contadino ce la fa anche da solo, ma apprezzare un fenomeno che si sta sviluppando su grande scala, che inizia in un certo tempo, prima ancora che sia completamente visibile dal contadino, richiede di avere un'analisi anche temporale, che si sostanzia poi nel confronto fra il valore atteso di una variabile, della variabile che a noi interessa, che stiamo analizzando nel tempo e nello spazio, e quello che può essere il valore atteso in quel periodo dell'anno, in quel posto specifico, e anche tenendo conto di quella che è la variabilità del segnale che stiamo misurando, che sia un NDVI, o sia un LAI, o sia una temperatura, per capire se effettivamente il segnale che stiamo misurando è anomalo oppure semplicemente un massimo stagionale perfettamente normale o rientra e a che tipo di anomalia stiamo facendo riferimento. Per esempio in questa rappresentazione non sono nei massimi, nei minimi che danno un'idea della presenza di un'anomalia, ma la presenza di effetti, diciamo, fuori stagione o fuori posizione che potrebbero essere riconosciuti. Vi faccio questa premessa molto breve, semplicemente per dirvi che lavorando non solo la dimensione spaziale e spettrale, ma anche nella dimensione temporale, è possibile imparare cose e dare dei contributi piuttosto interessanti anche alla agricoltura di precisione. Noi abbiamo tradizionalmente, noi siamo partiti quasi 20 anni fa investendo molto nell'analisi multitemporale delle immagini satellitari. Il metodo che abbiamo messo a punto è un metodo che sostanzialmente descrive quel processo di riconoscimento di anomalie, per cui noi non valutiamo più il valore che misuriamo in un certo posto, in un certo tempo, ma lo confrontiamo sempre con quello che è il dato storico atteso per quel punto. Dato storico che noi misuriamo collezionando immagini satellitari raccolte nelle stesse ore del giorno, lo stesso mese dell'anno. Per esempio, vedete qui abbiamo questa immagine, rappresenta la media dei valori misurati nel mese di febbraio durante la notte in 14 anni di osservazione. Qui abbiamo per ogni punto la deviazione standard. Abbiamo messo a punto cioè dei metodi automatici per riconoscere in maniera affidabile quelle che sono anomalie nei parametri che andiamo ad analizzare. Vi farò vedere le applicazioni che alcune riguardano, se volete, l'agricoltura che abbiamo sviluppato, sono principalmente rivolte allo studio dei rischi naturali e ambientali. Qui avete comunque la detection degli incendi che abbiamo sviluppato per la regione Lombardia, la regione siciliana e anche per la regione Basilicata. Altre applicazioni riguardano eventi che sono legati all'eruzione vulcanica, alle inondazioni, il trasporto di sabbia sahariana, inquinamento del mare, la previsione o lo studio dei precursori dei terremoti, il monitoraggio delle grandi infrastrutture. Che succede quando proviamo ad applicare queste regole, questa ricerca dei cambi dentro nel settore specifico dell'agricoltura di precisione? Faccio solo due esempi e mezzo. Il primo, entrambi si riferiscono alla regione Basilicata, uno dei due è stato sviluppato con la regione Basilicata. Il primo esempio è un'applicazione all'agricoltura di precisione che è stato sviluppato da un nostro spin-off che si chiama Geospazio Italia. Diciamo, quando poi ci piace fare la ricerca, poi quando ci vogliamo fare qualcosa di utile, secerniamo piccole aziende. E l'attività in cui è impegnata Geospazio Italia è principalmente l'agricoltura di precisione. Avete già visto la possibilità che si ha, utilizzando l'alta risoluzione spaziale, anche da drone, di raccogliere informazioni che sono utili per definire le caratteristiche dei terreni in termini di elevazione, di esposizione, di pendenza, per decidere che tipo di piante installare, che tipo di produzione fare. E a volte è possibile incrociare queste informazioni sull'alta, che vengono date ad alta risoluzione, con tecniche
con droni, per esempio, con immagini a più bassa risoluzione spaziale, come quelle offerte da Landsat, che però sono in grado di dare un inquadramento, diciamo, dell'area molto più vasta, ma in particolare riescono a operare quando vengono utilizzate con tecniche come quella che vi ho indicato prima, a indicare per tempo, diciamo, in maniera automatica la presenza di variazioni, come in questo caso la presenza di uno stress idrico nella coltivazione, che può essere analizzata con maggior dettaglio con tecniche ad altissima risoluzione, con droni che a quel punto vanno in campo a verificare il dettaglio delle aree segnalate come sotto stress. Questo è un esempio di applicazioni fatte in viticoltura, è un appezzamento di terreno molto, molto grande, una produzione di aglianico piuttosto famosa, e questo tipo di analisi di dettaglio che segue l'analisi fatta con il Landsat, quindi l'allarme dato a livello a scala grande con un sensore a più bassa risoluzione spaziale ma con una storia temporale significativa, dettaglio che consente di riconoscere le zone in cui lo stress idrico è effettivamente presente per intervenire. Sono quelle in rosso nell'immagine che avete visto. Sorvolo sugli ulteriori dettagli. Naturalmente, diciamo, l'accoppiata che vi propongo è appunto questa. Bassa risoluzione, storia temporale, capisco che c'è un'anomalia in corso, vado a vedere con tecniche più raffinate i parametri che stanno cambiando. È possibile anche fare un poco di più, perché dentro la storia dei satelliti come Landsat, che sono in orbita da oltre 30 anni, c'è anche un'informazione sulla evoluzione tipica della stagione produttiva. Per esempio, e qui in questo caso voi vedete, è riportata una serie storica di dati NDVI per diverse zone dello stesso vigneto. Si capisce che negli anni in cui la produzione è stata cattiva, l'andamento annuale è stato abbastanza simile. Quindi io già a luglio posso capire che cosa mi succederà, che tipo di annata sto per avere, quindi eventualmente intervenire per correggere per intervenire appunto sulla produzione e sulla resa. Il secondo esempio è molto breve, è un altro esempio che vi dice una cosa, che è un'applicazione che non si può fare che così, per intenderci. Questo è un lavoro che abbiamo fatto per il Dipartimento Agricoltura della Regione Basilicata, erano piuttosto disperati perché avevano delle vertenze da diverse decine di milioni con i contadini che aspettavano di vedere risolta una vertenza legale. Voi sapete, la Commissione europea premia i contadini che mettono a riposo i campi che sono asseminativi. In realtà c'è stato un controllo fatto dalla AGEA che ha messo in mora un numero abbastanza grande, parlo di centinaia di questi contadini, e quando viene messo in mora un contadino perché sembra che non ha rispettato le prescrizioni, cioè non ha messo a riposo davvero il terreno, oppure ha dichiarato di aver messo a riposo un terreno che non era un seminativo, un bosco, uno sterrato, non solo va incontro a sanzioni, ma gli vengono bloccati tutti i finanziamenti altri per la stalla. E quindi loro avevano, dico in regione, tutti i giorni questi signori che chiedevano almeno di risolvere questa questione. Stiamo parlando di prescrizioni del 1995, cioè come si fa a dire se qualcuno ha rispettato e infranto la legge nel 95? E noi ci abbiamo provato, non è stato banalissimo, ma diciamola, il problema di cui parliamo è questo: io dichiaro questo terreno che è asseminativo, lo metto a riposo, una porzione dei miei terreni eventualmente, qualche anno dopo qualcuno mi chiede o verifica che o è ancora in produzione, quindi non l'ho messo a riposo, oppure peggio, che non è mai stato in produzione, quindi non potevi mettere a riposo qualcosa che non era in produzione. Quindi la domanda è: che cosa c'era in questo terreno prima del 95? Abbiamo dedicato un po' di tempo, abbiamo usato il dato che era disponibile, ma il Landsat è disponibile fin dagli anni 70, abbiamo lavorato su quelle che sono le caratteristiche temporali di evoluzione nel tempo delle diverse coltivazioni. Vedete,
In verde significa che il tipo di terreno, il seminativo ha questo tipo di evoluzione, verde, marrone significa vegetato, non vegetato, mentre i terreni a riposo hanno caratteristiche spettrali, spettrotemporali piuttosto differenti. Lavorando su questo siamo riusciti, partendo da una realtà, dalla conoscenza di quello che era visibile oggi, prendendo dei terreni campione, a fare un learning database per fare un prodotto che da un lato ha risolto i problemi che aveva il Dipartimento, diciamo almeno chiudendo quella partita, dall'altro è diventata una delle pratiche, delle best practice europee che abbiamo, che sono menzionate dentro il report che stiamo preparando all'interno di Nereos. Nereos è l'associazione delle regioni europee attive nel settore spaziale. Abbiamo scelto, io sono il coordinatore del Copernicus Working Group, abbiamo scelto proprio l'agricoltura come esempio caratteristico e penetrante della capacità delle tecnologie spaziali di offrire servizi reali in Europa, e diciamo la Basilicata è ben rappresentata in questo report con quasi 5 best practice, tra cui quella che vi ho menzionato prima. Mi avvio a concludere dandovi un altro esempio, la mezza applicazione di cui parlavo prima. A volte l'agricoltura, vedere l'evoluzione della vegetazione, in particolare in agricoltura, non serve solo al contadino per capire come migliorare la sua produzione, ma serve anche al cittadino per capire che succede attorno a lui. Per esempio, guardando a quello che a volte gli eventi che condizionano la produzione non sono tipo meteorologico, ma sono determinati da fattori antropici, dal fatto che in prossimità delle aree produttive si realizzano attività antropiche dannose. Quindi seguendo la vegetazione una volta finisce per scoprire altre cose, altri tipi di forzandi. Naturalmente questo è il centro olio di Viggiano, l'altro giorno abbiamo fatto una presentazione a Marsico, e diciamo mentre si cerca di osservare le variazioni dell'ambiente nel lungo periodo, si capisce per esempio che è possibile utilizzare immagini di serie temporali molto lunghe per fare un punto zero che per esempio in Val d'Agri non è stato mai fatto, non è stato mai possibile fare. Utilizzando invece la vegetazione, i campi coltivati come dei bioaccumulatori, degli indicatori, magari è possibile capire qualcosa sui cambiamenti che sono occorsi. Quando una pianta è esposta a piogge acide o comunque emissioni dannose che contengono zolfo, il cambiamento del colore, noi abbiamo un'idea di colore un po' più estesa che nel visibile, è abbastanza evidente. Quindi l'accumulo sul lungo periodo di queste sostanze, che possono essere messe puntualmente sotto i livelli di rischio, diciamo, per le persone, ma sul lungo periodo potrebbero determinare delle variazioni nelle produzioni significative. Abbiamo fatto un piccolo esercizio, questo è veramente è un lavoro fatto da uno studente a fine anno, a fine del mio corso, quindi nemmeno una tesi di laurea, quindi è meno che una indicazione. Però diciamo la possibilità di utilizzare per esempio un confronto fra immagini raccolte prima dell'arrivo dell'impianto Eni in Val d'Agri, 92, questa è una NDVI del 92, e confrontarla con quello che è la situazione attuale, 20 anni dopo in questo caso, può dare delle indicazioni interessanti sui cambiamenti della vegetazione nell'aria, cambiamenti che naturalmente non si possono attribuire per forza a quell'impianto, ad altre forzanti, ma comunque diciamo è una linea di studio e di ricerca piuttosto interessante, nel quale diciamo l'agricoltura in questo caso diciamo è condizionata da forzanti che non sono più tipo meteorologico oppure di cattive pratiche, ma da attività antropiche di un certo rilievo. Però diciamo non è proprio l'argomento di oggi, anche se secondo me era utile raccontarvelo. Questo, anche questo non si mangia. Ringraziamo Valerio anche per essere riuscito a tenerci, diciamo, ancora con i pochi zuccheri che abbiamo. Bene, adesso prima di passare al pranzo do un attimo la parola al direttore dell'agenzia, che appunto come ho detto è arrivato con un po' di ritardo per impegno, ovviamente, che vuole fare un saluto. Sei qua con me a fianco. Intanto volevo ringraziare tutti gli intervenuti. Io sono arrivato un po' più tardi, mi scuso, però diligentemente sono stato al mio posto, mi hanno distratto i tuoi uomini. E niente, volevo così una brevissima riflessione.
rivedendo un po', così, ho fatto un excursus personale sulla mia storia di giovane studente universitario, e mi ricordavo quando all'epoca c'era Idrisi, tutta una serie di GIS che incominciavano a partire, e mi chiedevo all'epoca perché questa alta tecnologia militare non veniva ad utilizzo di tutti. Mi piace pensare oggi, a distanza di molti anni, che il mondo sta cambiando, e in questo cambiamento del mondo, come dire, anche noi diamo il nostro piccolissimo contributo. Il punto sul quale siamo chiamati da qui al futuro è che non esiste più, per quanto ci riguarda, parlo di Alsea e di Metaponto Agrobios, non esiste più una sola interlocuzione, che è il mondo agricolo. Ascoltando il professor Tramutoli sulla questione 2078, forse l'errore è stato nel non aver pianificato a monte e non rincorrere dopo tutte le problematiche, questo vale per il 2080 e per tutta una serie di cose. Per cui, come la tecnologia in qualche modo parla al decisionista, quindi al sistema politico, a chi programma le risorse, come parla ai nostri colleghi, agli agronomi e a chi si occupa di ambiente o comunque più in particolare di agricoltura, e come dovrà, perché questo è il futuro che ci aspetta, dovrà parlare al mondo dell'impresa. Un mondo d'impresa che è fatto da vari gradini sociali. C'è una grossa impresa, ci sono i contadini, ho usato la parola contadini, che è romantica, molto bella per quanto mi riguarda. Questo è il futuro che ci aspetta in un mondo che cambia, dove le tecnologie sono determinanti. Aggiungo solo un ultimissimo elemento. Intanto portiamo un valore aggiunto. Il mondo della ricerca oggi qui a Matera parla insieme. Ora tutti insieme dovremo affrontare questa nuova fase di programmazione. Sono stato brevissimo e buon appetito a tutti. Bene, allora noi torniamo qui intorno, diciamo, che ore sono adesso? Intorno alle 2:30, è troppo presto, intorno alle 3. Abbiamo avuto questa mezz'ora di, credo di, sì, di ritardo complessivo, però non è male, insomma, per un convegno. Bene, a tra poco.